E ciao a tutti da Franklin! Franklin! Ma qual è Franklin? Dascal DJ! Allora, duplichiamo, proviamo a duplicare l'oppressor, vediamo come si fa. Allora, vi ricordo, perché sennò poi dite tu non spieghi tutto, io invece spiego tutto. Impostazioni da solito, mamma da solito. Vabbè, allora, io ho la mira assistita completas. Mettete la mira manuale. Dovete sempre avere amici che giocano su GTA, se no è inutile che fate sta cosa! Oh. Cerchio! Online! Gioca GTA, se si une solo a IMIDI! Ehi, Scarletta! Ehi, sei arrabbiata? Sì, hai ragione, tu vuoi uccidere a tutti perché sei una Scal... Sì, sì, dai, dopo ti faccio contenta, non ti preoccupare, ti faccio fare la sopravvivenza! Vabbè, lasciate stare le mie crisi. Allora, come dico sempre, andate qua su internet, comprate la RH8 che deve essere gratis. Vabbè, prendiamo la gialla oggi, va così. Base operativa sempre. Io c'ho altre macchine gratis, volete vedere? Non lo so se ce l'avete pure voi, boh. Di aereo mi ha dato il dodo, poi mi ha dato il sottomarino gratis. Non lo so, Non lo so perché. Io ho tutte queste gratis. Boh, non lo so. Va bene, andiamo al bunker. Quanti di voi hanno pensato di duplicare un oppressor? Vediamo un po' come si può fare, perché l'oppressor giustamente tu lo devi mettere dentro al centro operativo mobile, ma non lo puoi mettere perché come ti metti sopra, se lo vuoi spostare, l'unica cosa che puoi... No, neanche gira. Beh, come lo vuoi spostare, ti caccia fuori e noi siamo furbi. Allora, se io mo lo chiamo così, me lo mette un po' lontano, vabbè, rientriamo, mo a voi faccio vedere quando sta già fuori. Facciamo questo trucchetto. A posto, il centro operativo è fuori. Ci mettiamo sopra lo pressure. Ma se lì non fa camminare, io faccio questo. A posto. Rientriamo col centro operativo nella base. Usciamo fuori. Bella l'animazione di quando il centro operativo entra nella base. Dove sta? Vai, corri. Ancora ste mosche si sentono qua su GTA. Pure la ranocchia. Andiamo. Vediamo se sull'animazione che mi piace. Ma che sta storto? Stava storto. Ma chi cazzo ha gridato? Ma non lo so. Questo GTA è strano, eh. Vi ripeto, io sto da solo. Vedete? Sessione inviti. Vabbè. Va bene, ci ha messo qua. Dobbiamo cacciare l'oppressor. Lo so, uno entra per cazzi suoi nella base. Si sente uno che urla, va bene, il bunker. Vai. Ma noi lo dobbiamo spostare l'oppressor. Dobbiamo metterlo lì, lì a fianco. Come fa Oros? Scegnima. Prendiamo uno di sti cacacazzi qua. E ci vuole un po' di pazienza a spostarlo, eh. Io non lo so, allora, ne ho presi 4. E poi non so perché... Ne ho presi veramente, ne ho comprati 2 e me ne ha dati 4. Che poi non so che cazzo servono. Cioè, tu giri il bunker, ma il bunker è piccolo. Vai, spostiamo l'oppressor, va. Ci vuole un po' di pazienza. Andiamo un'altra bottarella, va. A posto. Lasciamo qua, questo lo parcheggio qua. E dopo pure... Quando dobbiamo trascinarlo fino a lì, ci proviamo, vediamo se esce. Non l'ho mai fatto, però l'ho sempre pensato. Però possiamo uscire col centro operativo. Oh, se esce, voglio tutti gli iscritti. Non so se devo metterlo più avanti. Ma secondo me va bene, però ci proviamo.
la mia scaletta. Usciamo con questo, così arrivo, dai. Siamo arrivati. Sì, servizi. Mandiamolo a casa. Sono le 3:36. Se in caso erano le 11, vi facevo vedere il fantasma lì sopra. Va bene, nel prossimo video vediamo un po'. Cosa mi sono comprato facendo 4-5 volte la mia sopravvivenza? Sono arrivato un po' di soldi, un po' ho venduto le issi. Ma vediamo. Ieri non ce l'avevo, oggi sì. Mi sono comprato pure l'attico, quello del casinò. Non so se portare anche i video delle preparazioni, però se volete io le faccio. Guardate cosa ci sta alle mie spalle. La bench. Devo ancora cambiare colore. Io ho preso solo la base. Sì, c'è già l'officina dentro. Però provvisorio, poi dopo quando c'hai più soldi ti puoi divertire a cambiare colore e metterci altre cavolate così. Avete sentito il rumore strano? Ero io. Un rutto non un rutto. Ci stanno le ranocchie qui, dove sono? Speriamo che esce adesso sta cazzo di connessione, che spero che non parte la missione, se no partono le bestemmie e non bestemmie. Allora, freccetta destra, opzioni, X, tasto grande, andate qua perché si deve vedere la testa, poi dovete premere il quadrato appena fa con la testa così, poi quadrato e subito X. Ecco qua, il caricamento è in fase di caricamento e sta buggato. Sali le scale, porca miseria! Non so se esce, io ci spero che esce questo dell'oppressor, ma io penso che si può. Tutto non si può duplicare, perché io nell'altro profilo la supercar, sì, me l'hanno passata, l'ha messa nel centro operativo mobile, però è sparita subito. Infatti me l'ha messa subito in garage. Cioè non nel garage, quella supercar non la puoi mettere nei garage normali, la puoi mettere solo nel magazzino veicoli. E l'ha messa lì. Però se la vuoi duplicare non entra nel centro operativo. Devo provare a farla entrare direttamente dal bunker, non lo so. Entrate, io nell'altro video non l'ho detto, mi sono dimenticato, però forse l'avete capito. Questa cosa qua. Allora, dovete entrare. In moto. Quando mette in moto premete due volte tasto PS. Fate partecipa. Premete R2. Un po' di tempo, ecco qua. Allora, qua dice che se vuoi unirti tu fai sì, poi ti dice di cambiare la mira, fai no, ti dice questa attività non è libera e fai sì. Qua scende da solo, voi non dovete premere niente, esce da solo dalla macchina. Questo mi ero dimenticato di dire. Poi aspettate un po' di tempo, a volte fa subito, a volte no, che vi fa uscire dalla base operativa. Ci fa uscire, vediamo se ci ha fatto uscire questa volta. A me ogni tanto mi cambia base, non lo so, l'altra volta mi ha messo nella base della diga. Ma mi ha messo qui. Adesso non l'ho visto per guardare il telefono. Però. Oh, 7000 per sta macchina di merda. Vabbè. Io sopravvivo in questa sessione. E mi prendo 7000 così. Vi ricordo di non chiamare mai i veicoli vostri quando dovete fare sta cosa qua, perché sennò dopo quello ritorna dentro al centro operativo e dovete riniziare da zero. Vi faccio vedere mo come dovete fare, se ci riusciamo. Io penso di sì. Ecco, vabbè, che figure davanti a YouTube. Se per caso l'oppresso si ribalta, voi ci salite sopra ma senza premere niente, poi riscendete e continuate a fare così, perché sennò se premete l'oppressor vi butta fuori dal bunker. Poi fate tutto sto lavoro per niente. Vai, non ce la fai. Dai, lo mettere su blu, dai, vai su blu. Siamo. Penso che pure così andrebbe. Proviamoci. No, devo spostare questo qua. Aspetta.
entrate più dietro. Cioè, così esce, così no. Vai via. Proviamoci. Se non esce, do un altro colpetto. Sì. Guardate, lasciando questo veicolo. Sì, 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 sì. Premiamo OK, X. Non lo so se l'ha duplicato, però è tutto da vedere. Forse l'ha duplicato. Proviamo ad andare alla base operativa. Se ci sta il secondo, lo cioè la duplicazione è riuscita. Li cambio pure il colore. Ecco, mo qua vedi, sta volando. Però se noi premiamo ci butta fuori. Ecco perché ho dovuto fare tutto quel macello di spingere a destra, a sinistra, al centro. Là ci voleva un pelato come me per tirare testate. L'ho preso. Si si spostava. Andiamo alla base operativa. Si chiama base operativa. Sì, ma che me ne frega a me il nome. Basta che l'ha duplicato. Vediamo se ci sta. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo, 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 l'ho duplicato, vediamo. Non l'ho mai provato, l'ho preso. Può essere perché forse qualcuno l'ha già fatto, non l'ho mai visto in sti video. Qualcuno ha visto delle macchine, però l'ho preso ormai. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo se ci sta. Tanto, allora, io vediamo. L'ho duplicato, eccolo lì. Ah! Sì, 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 sì. Allora, visto che quello è quello originale, questo è quello che abbiamo duplicato. Allora, l'oppressor può essere modificato nell'officina specializzata. Non mi diceva di modificare l'oppressor, però non lo so se l'Avenger si può. Dove ce l'ha messo? Eccolo là. Non lo so se l'Avenger lo puoi modificare, però io ci ho messo l'officina, l'armeria. Vediamo se ci fa entrare. O se no, forse questo si può fare solo nel Terror Bite. Però mi dà di entrare. Proviamo, ci proviamo. L'oppressor è l'officina specializzata, quindi l'Avenger non va bene. Va bene, adesso abbiamo due oppressor. Tanto tra un po' di giorni prenderò anche il Knight con il garage officina. Oh, io ieri non c'avevo neanche questo qui, neanche l'attico. Facendo 5-6 volte con pazienza la sopravvivenza, vendendo qualche issi, ci sono riuscito. Anche perché non so il valore di vendita dell'oppressor, se... vabbè, mandiamolo via, se non serve. Non credevo che nell'Avenger non lo... cioè, era così. Vabbè, non fa niente, ma due oppressor fanno comodi, perché quando ti distruggono uno, tu puoi chiamare subito il secondo. So che questi mo sono uguali, però se ci avete il Terror Bite... no, mi dimentico pure dove cazzo se va qua. Che cos'è? Avenger. Rimando al deposito. Va bene, è uscito, quindi mo... visto che ci abbiamo due oppressor, voglio un po' di mi piace, iscrivetevi. L'oppressor! Esco come si fa? Skull DJV saluta qui, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Skull e dalla mia scalettina. Ciao ciao.